Abbiamo aspettato il girone di ritorno per il primo sorriso casalingo. Arriva con Forlì, così come è stato nel girone di andata a Forlì. MVP di questo incontro Isra Rodriguez, gran partita per lo spagnolo di Castellana Grotte. Sì, bueno, anche il compagno, no? Penso che abbiamo fatto una partita, primo set un po' nervoso, ma dopo abbiamo saputo stare lì in campo fino alla fine, questo è importante. Mi fa piacere per il pubblico, no? Che se merita molto di più, no? Allora questa prima vittoria, speriamo che arriva anche più vittoria, no? Si è parlato molto dell'orgoglio dei giocatori, l'orgoglio è stato messo in campo questa sera, una vittoria che serviva al di là dei punti, al di là del risultato. Sì, da qui alla fine dobbiamo stare così, sappiamo che è difficile ma dobbiamo provare, no? Credo che ogni giocatore ha un cuore, lo mettiamo lì e speriamo che arriva più vittoria. Qualche dubbio sulla partita di Verona? Si poteva prendere qualche punticino in più a Verona forse ed il cammino sarebbe stato diverso? Sì, a Verona peccato perché abbiamo cominciato male, troppo nervoso e dopo il terzo set abbastanza bene, il quarto set peccato perché eravamo lì fino al 24 pari, due pala così con dubbio. Va bene, ma è importante che siamo lì. Una situazione fisica un attimino difficile per quanto ti riguarda, è arrivata forse la svolta, quella che ti porterà a proseguire così come oggi il campionato? Sì, la prima partita, la prima 5-6 partite del campionato era un po' in difficoltà perché è arrivato della Spagna, è arrivato male con il pettorale, dopo ha avuto problemi alla schiena. Ma adesso stiamo lavorando bene in sala pesi, speriamo da qui fino alla fine di stare così. Domenica si va a Roma contro la M Roma, cosa sarà il futuro di Castellana Grotte da oggi sino alla fine del campionato? Noi dobbiamo andare partita a partita, ogni partita per noi adesso è una finale. Dobbiamo provare, no? Sappiamo che è molto molto difficile, ma se andiamo così partita a partita tutto è possibile, no? Quanto è cambiato nello spogliatoio ed in squadra dall'arrivo di Gulinelli? Ha cambiato secondo me la forma di lavorare, è un po' diverso. Adesso siamo anche noi, sappiamo che dobbiamo mettere tutto sulla palestra e speriamo che, come ti ho detto, fino alla fine va così, no? Una salvezza che bisogna continuare a credere di poter raggiungere. Sì, perché no? È molto difficile, ma partita a partita, sì, quello che stanno sopra noi sbagliano, noi dobbiamo stare lì, no?